La vecchia stazione di Cuneo diventa memoriale della divisione alpina cuneense, al suo interno anche le testimonianze di oltre 100 reduci. Una fiaccola per la pace l'hanno realizzata i giovani delle sezioni Ana di Trento e Bolzano, sul manico una frase di Papa Wojtyla, a riparare la fiamma alle ali di una colomba. La fiaccola della pace è stata consegnata da una giovane alpina nelle mani del reduce della campagna di Russia, Guido Vettorazzo. Insieme hanno acceso il braciere ai piedi di Maria Dolens. Fare memoria. Con questo obiettivo nasce a Cuneo il memoriale della divisione alpina cuneense. Negli spazi della vecchia stazione riposano cimeli, lettere, fotografie e nel vecchio magazzino è stata rappresentata la campagna di Russia, un percorso storico che racconta il sacrificio dei soldati italiani. E proprio a questa sala è destinato il materiale video realizzato negli ultimi 10 anni che conserva le testimonianze di circa 100 reduci, alcuni dei quali ormai andati avanti. Tutto questo è stato creato per coinvolgere i ragazzi di oggi che hanno bisogno di conoscere e scoprire la storia. E infatti il giorno dell'inaugurazione erano numerose le scolaresche di Borgo San Dalmazzo presenti alla cerimonia. I ragazzini sono di un piacevole incredibile. Sono attenti pur non conoscendo purtroppo spesso e volentieri quella che è stata la storia dell'Italia negli ultimi decenni, negli ultimi 100 anni. Ecco. Il memoriale più volte è stato definito un museo familiare e tra i volontari che hanno contribuito al suo allestimento ce ne sono tanti che portano nel cuore un sentimento intimo legato a qualcuno della propria famiglia. Siamo tutti volontari, ma io particolarmente sono anche legato affettivamente a questo posto. Qui questo vede mio padre, parecchi di noi hanno parenti che hanno donato qualcosa da mettere qui dentro, quindi siamo particolarmente anche affezionati a questo posto. Una particolare attenzione è stata dedicata a chi durante la guerra è rimasto a casa ad aspettare, alle mamme, alle sorelle e alle mogli che poi non hanno più visto i loro cari tornare. Insomma, i ricordi e tutto ciò che è rimasto dalla guerra come reperti storici hanno trovato casa nella vecchia stazione che sia un tempo che oggi rappresenta il simbolo di partenza e di ritorno. Quando la stazione era ovviamente in forza, è stata la prima stazione di Cuneo, la prima stazione ferroviaria nata da un progetto ancora prima dell'Unità d'Italia. E quindi sono partiti da questa stazione i bersaglieri, perché il corpo dei bersaglieri, più antico di quello degli alpini, era già presente a Cuneo e ce lo racconta un giovanissimo Edmondo De Amicis, bambino, in un bellissimo libro dove racconta la partenza e l'arrivo e il ritorno dei bersaglieri mandati in Crimea da Cavour, proprio partiti da questi binari. Ecco, quindi ecco perché la stazione è un simbolo di partenza e di ritorno. La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro, è la frase pronunciata da Papa Wojtyla riportata sulla fiaccola per la pace realizzata dai giovani delle sezioni Ana di Trento e Bolzano. Fautori del progetto Luca Menegatti, Monica Siegel, Maurizio Vanzo e Paolo Massari, che l'11 maggio scorso, dopo essere saliti a piedi dal Sacrario di Casteldante fino alla Campana dei Caduti di Rovereto, hanno consegnato la fiaccola nelle mani del reduce Guido Vettorazzo. È la prima volta in assoluto che un giovane passa una fiaccola e soprattutto questa fiaccola fatta da noi. È stato veramente un momento significativo e toccante passare a un reduce, a Guido che conosciamo bene perché è del nostro territorio, il nostro reduce nel cuore. È veramente, veramente molto toccante oggi, significativa questa cerimonia. L'impugnatura in legno, materiale nobile e semplice, la colomba in acciaio, le cui ali proteggono la fiamma, ne arricchiscono la simbologia. Un modo per valorizzare ulteriormente il 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, affinché la luce della pace possa continuare a vivere. L'intento è quello di far girare la fiaccola durante tutte le manifestazioni in cui noi ci saremo. E l'intento principe che era dato da noi all'inizio come coordinatore di Trento e di Bolzano e di poi che questa fiaccola consegnarla poi alla Croce Nera austriaca. A suggellare il momento della consegna della fiaccola dalle mani dei giovani a quelle del reduce Vettorazzo sono stati i 100 rintocchi di Maria Dolens, la campana simbolo di pace e fratellanza realizzata con il bronzo dei cannoni delle 19 nazioni partecipanti al primo conflitto. 100 rintocchi fuori orario. Suona alle 21:30.
perché separa il giorno dalla notte, e la notte è fatta per dormire e per pensare a tutti in questa magnifica località, va bene, che è una piccola grande ONU con le sue 93 bandiere, rappresenta la vocazione universale della pace, insomma. Questo è il compito storico quotidiano della campana dei caduti per la pace. Guido Vettorazzo, 97 anni, il 12 marzo scorso, reduce di Nikolajevka, è stato lui a ricevere la fiaccola della pace dalle mani dei giovani alpini di Trento e Bolzano. Lui, che ne conosce bene il valore, in quella trincea dice: la pace la volevamo tutti. Per questo ha stretto forte l'impugnatura e con passo sicuro, sguardo fiero, si è diretto verso la grande campana. Si è fermato ed ha fatto il saluto militare a tutti quei giovani andati avanti. Lui che ora ascolta i rintocchi di Maria Dolens, ma che ne ha sentito anche i colpi di quei cannoni, il cui bronzo ora diffonde note di pace. La pace è stata agognata da noi in trincea e dopo, durante tutta la sacca, capivamo che solo camminando ritroveremo l'Italia. E questo è successo a Nikolajevka con la Tridentina davanti e le altre divisioni maltrattate dietro, la mia per prima, la Giulia. La lunga fila della ritirata si assottigliava con tanti che crollavano nella neve, implorando aiuto, semplicemente si abbandonavano in silenzio tra le braccia della morte bianca. Così racconta quei tragici eventi il reduce Vettorazzo, sottotenente del battaglione Tolmezzo, 114esima compagnia Armi Accompagnamento. Le note del silenzio suonato dalla stessa cornetta che 100 anni fa siglò l'armistizio di Serravalle, il passaggio della fiaccola da un'alpina donna ad un reduce, la cerimonia a Rovereto ha racchiuso in sé tutta la storia delle Penne Nere, il passato, il presente e, come si augura lo stesso Vettorazzo, il futuro. Mio nipote, per esempio, ha voluto, dell'ultimo scaglione, ha voluto andare a Cividale ad arruolarsi, ma è roba recente, di qualche 10 anni fa, per mettersi nell'ottavo alpini come il nonno. Negli alpini c'è da sperare che ce ne vengano ancora, anche amici, tanti amici, perché insieme si può.